Bella a tutti ragazzi, io sono Kieran e niente, continuiamo la carriera con la Lazio. Siamo in casa col Frosinone, io direi di simularla questa partita qui. Eccoci. Attenzione, dopo 10 minuti non è successo niente, non succederà niente. Dai, oh, su. Ma come? Ma. Ok. Vinceva il Frosinone, quindi. Ok, boh, 3-1, ci sta, ci sta. Dai, beh, 3-1 col Frosinone. Boh, tre giocatori sono saliti. Upamecano 78, Sancho 74 e Ampadu 65. Devo fare. Chiamiamo questa nuova sessione qua programmata. La chiamiamo TTT. Poi ne creerò un'altra con altri giocatori perché devo allenarne anche altri. Effettivamente mi sono dimenticato. Dormisi, tu non giocherai mai. Ok, bene, io direi che con l'Empoli fuori casa la facciamo. La formazione rimane questa, così almeno proviamo anche il nuovo modulo. E niente, ci vediamo alla partita. L'Empoli, vediamo di vincere. Di portare a casa un risultato importante per la squadra. Madonna, cazzo, ha fatto un'azione, tutti i passaggi sono arrivati fino in porta. Ok, ho la scusa che è la prima partita che faccio, proprio acceso la playora, quindi prima partita, è la scusa. Ok, adesso che abbiamo palla, iniziamo noi. E subito, così, così, Ceballos, immediatamente. Subito così. Ci facciamo capire. No, è Milinkovic Savic. Cazzo dico, sembrava Ceballos. Milinkovic Savic. Facciamo subito gol. Una cosa proprio veloce. Per far subito capire che noi siamo la Lazio. E veneriamo le aquile. Sì, però non puoi togliere la palla all'Empoli. Dai, su. Dai. Gabriele, attenzione, attenzione, attenzione. E lo fa il 2-0. Troppo facile con l'Empoli, troppo facile. Fa troppo schifo più che altro l'Empoli. Primo gol di Gabriel Jesus, almeno, dai. L'avevo insultato la scorsa. Cioè, insultato, ho detto che faceva cagare. Mi ha ripagato così. Immediatamente. Siamo un bel po' offensivi, però. C'è questo tiro di. Boh. Che ci impensierisce, ma non troppo. Perché noi abbiamo il portiere albanese più forte dell'Albania. Beh, ovviamente. No, non devo fare lanci lunghi. Perché Gabriel Jesus è come non aver niente. Sto prendendo di testa. Quindi, voglio non fare lanci lunghi. Ok, buono che non me l'ha data Gabriel Jesus. Ancora Bruma? No, Savic però. La stoppa. Wan-Bissaka, ancora Savic. Ceballos. Correa. Ceballos. No, tutto deviato. Vabbè, angolo, dai. Che è successo? Ma perché delle volte fischia dei falli che io non vedo, che non dice, non succede niente? Fischia dei falli che li va. Beh. Guarda che punizione, va. Boh, fine primo tempo. Non è successo nulla di particolare. Io andrei già a fare dei cambi. Metterei Amiri al posto di Correa, così almeno lo proviamo per 45 minuti. Bene. E dai, proviamo anche Pulisic. Proviamo Pulisic. Boh, per ora così va bene. Massimo poi metto Sancho verso la fine, magari. Corra Gabriele. E vai dentro. No, però. Ok. No. No. Di quanto è uscita? Ma di nulla. Oh! Ma che stacco ha fatto? Ma poi pure detto, non crossiamo a Gabriel Jesus perché non sa fare i colpi di testa. Ha fatto gol di testa. Guarda che stacco, guarda che stuc. Ma che cazzo ti sei magnato? Pulisic. Guarda, vabbè, di sinistro però. Ok, io direi di. Dai, mettiamo Sancho. Così provo anche lui. C'è un angolo, guardiamo l'angolo dell'Empoli, molto importante. Ora ci fanno gol, eh. Madonna, altro angolo. Guardiamo pure questo. Niente, e ripartiamo in contropiede. Ceballos.
Mamma mia! Mamma mia, doppietta pure di Savic. Doppietta pure di Savic 4-0. E chi si è visto, caro Empolino. Tac, tac. E poi dentro, dentro. Bene, partita finita. Alla fine non è successo niente di che. A parte questi 4 gol. Però non è successo niente di che, anzi l'Empoli non ha fatto quasi niente, vabbè, a parte dai tiri, però cioè non c'è stata nessuna azione pericolosa nel secondo tempo. Vediamo come siamo in classifica, siamo primi a 9 punti, vabbè, a pari con Inter e Napoli. Tutti con una sconfitta, tutti con 3 vittorie, buono. Mi è venuta in mente una cosa, vorrei provare la difficoltà ad Ultimate. Devo vedere com'è. Vorrei provarla, quindi dove sono le opzioni? Dov'è che sono qua? Ah, qua. Se ne mettiamo Ultimate. E niente, lo proviamo per la prossima partita, dai. Prossima partita che contro il Genoa ci può stare difficoltà Ultimate. E niente, andiamo alla partita. Ho fatto dei cambiamenti nella formazione, ho messo Amiri per questo titolare. Poi abbiamo messo anche Pulisic e Upamecano al posto di Caceres, anche perché Upamecano, diciamo che sarà il nostro futuro difensore centrale titolare, quindi premetto che ad Ultimate io non ci ho mai giocato, quindi questa qui è la mia prima partita ad Ultimate, spero di non far tanto cagare. Ok, bene, devo ammettere che sono un po' in ansia e non so come comportarmi con questa difficoltà, quindi noi giochiamo come abbiamo sempre giocato. Bello, Gabriele. No, vabbè. Vabbè, era un passaggio in mezzo. Non pensavo la prendesse così larga, però ci sta. Ale Milinkovic Savic, fortissimo. Fortissimo Milinkovic Savic. Che ha di testa. Ah no, autogol. Autogol Criscito, però ha preso di testa Savic. Vabbè, meglio così. Adesso vedi che Pandev con la difficoltà ultimate arriva ai livelli dell'Inter. Cioè, che poi vabbè non è che all'Inter abbia fatto per chissà cosa, tipo ai livelli della Lazio. Che non era male, dai. Direi, Ultimate sono molto più veloci i giocatori a fare le azioni, a fare i passaggi. Sembra quasi un po' più realistico che Campione. Anche perché Campione ci gioco sempre. E diciamo che la maggior parte delle partite vinco, a parte con la prima, col Napoli. Non so perché io. Cioè, non so perché. Ho giocato proprio di merda. Diciamo che l'80% delle partite che gioca Campione li vinco. Sto passaggio si poteva pure risparmiare. Veramente chiusi. Sta facendo veramente un botto il Genoa. Ne abbiamo fatto soltanto quel gol. Non dico fortunoso perché dai, comunque il cross c'era. Questo Pulisic, accensione, accensione. Ah, dai, angolo. Ceballos, che gol! Ma io, questo qua fa soltanto gol dalla distanza. Ma che gol ha fatto? Maronna santo Dio! Cammina sotto l'incrocio, guardalo lì. Che ragazzo. Ecco, adesso deve fare queste cose. Ma perché l'avete messo? Cioè, guardalo lì. Stuc. E chi è? Quando la pigli? Quando la pigli? Mai. Ah. Da zero, dopo che non stiamo facendo, cioè letteralmente nulla, sta giocando soltanto il Genoa. Cioè, vabbè, che se poi questi sono i tiri del Genoa, possiamo pure non preoccuparci. Cioè, ecco, non sottovalutare. Non sottovalutare. Lo sai dire, sottovaluterei. Non sottovaluterei l'avversario. Anche perché su FIFA, se sottovaluti un attimo l'avversario, ti recuperano di due gol. Quindi è meglio giocare come stanno giocando finora. 2-1. Palo! Mica ci sta andando troppo bene. Su sta fascia, comunque, Wan-Bissaka Lazovic non lo sta proprio tenendo per niente. Anzi. Madonna, cazzo tira sia di destra che di sinistra, sto ritardato. Ok, fine il primo tempo. Allora, devo ammettere che sto giocando veramente male. Se non fosse stato il Genoa, quest'ora staremmo perdendo. Perché. Vabbè, dai. Pensavo di peggio, invece la partita è abbastanza equilibrata. Comunque, sto giocando male. Devo essere più concentrato e giocare meglio. Ok. Amiri. No, che cazzo ha preso? Ma Marchetti nella realtà non è così, ho ritardato. No, ma che ha preso? Come che ha preso? Grande Bruma che si inserisce bene.
E lo fa il 3-0. Bruma, Bruma. Ma prima facciamo un cambio. Facciamo un cambio. Come parlo? Facciamo un cambio e mettiamo. Dai, proviamo Diawara. No, non lo so. Sì, dai, mettiamo Diawara. E mettiamo. Mettiamo Correa. Dai, mettiamo Correa. Metto Diawara anche perché magari riusciamo a tenere il risultato sul 3-0, così magari un po' più difensivo. Perché si subisce veramente un botto, eh. Cioè, sono molto cattivi, intercettano un botto di passaggi. Però boh, mi sto divertendo. Magari sarà il Genoa, che fa cagare. Beh, giusto. Ho proprio sbagliato io. Cioè, ho sbagliato io a rinviare quel pallone così. Giustamente, appena sbagli qualcosa su FIFA ti purgano. Oh, ma è pazzesca sta cosa, eh. A me non sembra che ha campione tutti sti cazzo di passaggi intercettati. A me non sembra. Però. Guarda! Che sono recidivo che continua a farlo. Però, cazzo. L'ho già detto che Upamecano non mi è dispiaciuto. Anche se l'ho già detto, lo dico. Upamecano non mi è dispiaciuto. Basta. No, cosa ho fatto? Ho sbagliato, ho schiacciato L1 triangolo, sono un idiota. Finita. Finita, 3-1, dai, non è male. Comunque Ultimate. Ok, era col Genoa. Ci può stare che uno vince col Genoa. Da vedere anche con squadre magari un po' più forti. Ok. Bene ragazzi, l'episodio di oggi può finire qua. Con la partita con l'Udinese nella prossima giornata. Ci salutiamo con questa classifica a dir poco strana, con un Cagliari che ha fatto 0 sconfitte, 3 vittorie e 2 pareggi, seconda, non si sa come. E un Chievo quinto, molto realistico FIFA. Andiamo a vedere le altre. Vabbè, dai, Genoa Parma un po' ci può stare. Una Fiorentina con una vittoria. Vabbè, comunque. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi. Bella.